Eccoci all'undicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto. Tanti ospiti e tante premiazioni per un evento che segna la ripartenza del settore cinematografico. Ospite del festival quest'anno anche l'attore Alessandro Haber, che ha portato il suo cortometraggio Il Gioco, incentrato sul delicatissimo tema della pedofilia. Ecco quello che ha raccontato ai nostri microfoni. Il Gioco, il corto di cui lei è regista, tratta un argomento molto molto forte. È stato difficile girare questo tipo di tematica? L'unica cosa difficile è che per trovare la bambina di 7-8 anni, 7 anni, doveva essere ignara, inconsapevole. Ci ho messo un paio di mesi. L'argomento è molto forte ed è giusto parlarne, perché l'abuso che si fa sui minori è taciuto, è sommerso. Ho chiamato Vinicio Marchioni, che è un amico, che è un attore fantastico, l'ho fatto tartagliare, che lui nella vita tartaglia, ma quando recita non tartaglia. E ho detto: guarda, qua devi tartagliare per renderlo ambiguo questo personaggio, per non farlo scoprire subito. Ho fatto pensare che potesse essere lui il maniaco. È stato un anno difficile per il cinema e lo spettacolo in generale, anche queste rassegne cinematografiche possono finalmente portarci a nuova vita? Quello che è stato più penalizzato è stato il teatro. Il cinema si è fatto con tutte le cautele, con i tamponi, con tutto quello che c'è, insomma, alcuni film sono stati anche fermati, poi ripresi, però in qualche modo il cinema è andato avanti. Noi dobbiamo ringraziare la cultura, e quando parlo di cultura parlo di musica, di documentari, di concerti, di fiction, di serie televisive, che ci hanno aiutato ad andare avanti. La gente non ci ha pensato, ma quando sono stati nel lockdown totale, sono rimasti a casa a fare cosa? Guardavano la televisione, le serie, i film, e ci hanno aiutato in qualche modo a supplire a questo momento così difficile, così inquietante. È ipotizzabile che lei venga a girare un film sulla Riviera dei Cedri? L'Italia è bella dappertutto. Quando poi lavori non pensi al luogo, pensi a quello che stai facendo, cioè interpretare un ruolo. Per cui Calabria, Puglia, Milano, Lombardia. Certo, è meglio stare in un bel posto che in un brutto posto. Com'è essere qui in questa veste a Diamante? So che ha anche girato un film qui, proprio in queste zone. Com'è questa esperienza? È stata un'esperienza molto forte, molto, molto interessante, di cui sono molto soddisfatta. Per quanto riguarda invece la mia esperienza da presidente di giuria, sono molto felice di aver intanto potuto vedere delle opere molto belle, molto interessanti, che arrivavano da tante parti del mondo. Il cinema sicuramente è uno strumento basilare della socialità, per la cultura dell'uomo, per l'espressività dell'essere umano, no? In questo momento storico, quindi assolutamente proporre le opere cinematografiche anche nelle sale e ritornare a riproporle è sicuramente molto importante. Com'è ritornare a partecipare ad eventi che promuovono il mondo della cinematografia, come in questo caso? Naturalmente bellissimo, perché ci si ritrova sia fra di noi che con il pubblico, e poi io sono una grande sostenitrice dei corti cinematografici e io stessa sono nata con un corto, quindi sono contenta di aderire a questo festival. In questi giorni al Festival di Venezia è in corsa anche un film al quale ha partecipato insieme a Tony Servillo, con il quale ha collaborato e lavorato parecchie volte anche nella Grande Bellezza. Ci può dire qualcosa di questa nuova esperienza? È stata un'esperienza felice, perché ho potuto rilavorare con le persone con cui abitualmente lavoro, Martone, Servillo, per cui ritrovarci in un set a fare teatro è il massimo della vita. Sappiamo che tempo fa ha percorso la distanza tra Roma e Palermo in bicicletta. Ci vuole raccontare com'è andata? Con mio figlio Orlando abbiamo deciso di fare questo viaggio, anzi l'ha deciso lui, a dir la verità, mi ha coinvolto, e questa sera diremo qualcosa qui dal palcoscenico di Mediterraneo Festival Corto, che ha partecipato come, diciamo, sponsor, nel senso che ci ha
ci ha accompagnati nel viaggio con il logo, con le magliette, e domani sera ci sarà la presentazione della clip. Viaggio fantastico, un viaggio oltre che geografico anche un viaggio del cuore, perché l'ho fatto con mio figlio. C'è spazio per i giovani registi nel panorama italiano secondo lei? Non è facile, ci vuole intanto talento vero di partenza, capacità di maneggiare tutta una serie di nuove tecnologie, ma soprattutto essere persone che sono indipendenti e che non vanno dietro le mode, che non vanno, perché sennò vanno bene la prima volta, uno, due. Le raccomandazioni non servono a nulla, serve soltanto applicarsi, faticare moltissimo, e in alcuni casi una cosa molto utile è identificare, avvicinare un regista già affermato che lavora, che fa, e incominciare a fare un po' di esperienza sul campo. Io sono nato con la 35 mm che era un catafalco, così adesso basta un telefonino e si monta il film. No, cinema è altra cosa. C'è un ritorno negli ultimi anni alla nostalgia degli anni Ottanta. Cosa pensa, sia in serie TV sia in film nuovi che stanno uscendo? Credo che è un ritorno che c'è sempre stato in questi anni qui. Ho visto dopo il film dell'86, quindi avevo 47 anni, più il tempo passava più diritti d'autore mi arrivavano in televisione, i Paninari facevano il video apposta, quindi è una cosa, credo che sia stata una cosa normalissima. Tant'è vero che adesso, non so se lo sapete, il 31 agosto è uscito un DVD apposta, è il primo DVD dopo 35 anni di Simon Le Bon. Stasera si chiudono queste quattro serate meravigliose, vi potete ritenere soddisfatti, no? Sì, più che soddisfatti, non solo per quanto riguarda la qualità delle opere che sono arrivate come iscrizione al concorso, anche per quanto riguarda l'afflusso di gente, un festival che si è aggiunto una giornata in più, la prima, quella che poi voi avete anche testimoniato con la vostra radio, con le riprese video, tre giorni intensi di incontri, di bei corti, e stasera poi entreremo proprio nel clou con i vari premi della fotografia, della miglior attrice, il miglior corto, colonna sonora e il premio anche videoclip, e ovviamente anche della sezione animazione avremo il miglior corto della sezione animazione. Ci sono anche i registi che sono venuti a ritirare il premio. Insomma, mi sento molto soddisfatto sia personalmente che come Cinecircolo Maurizio Grande, come organizzazione, in quanto lo scopo è quello della divulgazione della cultura cinematografica, ma soprattutto per la valorizzazione del territorio, perché quando si parla di territorio non si parla solo di Diamante, ma si parla di tutta la costa tirrenica. Hanno vinto tre calabresi nelle diverse categorie, e hanno vinto non perché noi siamo calabresi, ma hanno vinto perché le loro opere sono risultate meritevoli anche rispetto ad altre che sono arrivate ovviamente da altre nazioni, perché ricordiamo che il nostro è un concorso internazionale e sono arrivati davvero tanti corti da oltre 25 paesi di tutto il mondo. Quindi anche questo è un motivo di soddisfazione, di orgoglio per Diamante, per il territorio, per il Cinecircolo e per ovviamente i registi e gli attori che hanno meritato questo premio rispetto ad altre opere, ripeto, meritevoli tutte quante, ma poi alla fine ce l'hanno fatta loro, insomma. Da Pisa a Diamante il suo corto è arrivato tra i primi cinque. Ha fatto questo bel viaggio per arrivare qui al sud, quindi immagino che sia stata una partecipazione molto, molto sentita da parte sua. Sì, il corto, diciamo, prende spunto da un artista di strada che si chiama Iuro, una giovane artista che ha lavorato sulla questione femminile. E quindi mi stava molto a cuore trattare questo tema, perché io opero in una scuola ad alto disagio socio-economico affettivo, e quindi i temi sociali sono molto importanti. Qualche sera fa è stato premiato il corto di Alessandro Haber. La scelta è stata motivata chiaramente anche dal fatto che in questo corto si sia toccato un tasto così dolente della nostra realtà. In effetti la scelta è stata proprio la tematica, una tematica che viene affrontata poco. E noi stessi, anche come operatori della comunicazione, ci siamo posti il dubbio se fosse il caso o meno, e poi abbiamo proprio stabilito che era il caso. Il dubbio stesso che ci siamo posti invece ci ha portato a volerne parlare, perché bisogna parlarne, e auspichiamo anche che comunque il film, che ha trattato in maniera
anche così delicata la tematica possa poi essere divulgato sempre di più anche nelle scuole, quindi possa diventare uno strumento educativo. Abbiamo voluto evidenziare un problema che è spesso taciuto, perché al contrario della violenza contro le donne, la pedofilia o la violenza contro i minori, è un problema quasi sussurrato, devo dire poco denunciabile, perché i bambini sono inconsapevoli. Chiaramente la denuncia non viene a galla per quanto riguarda questo problema. Quindi attraverso un personaggio che ha fatto molto rumore in questo festival, ma che lo ha caratterizzato e che lo farà ricordare. Come sapete tutti, Diamante è la mia città di adozione, io sono cittadina onoraria di questo posto straordinario e meraviglioso, e ogni volta che ci penso mi emoziono, perché non è una nascita, è una scelta. Quando un popolo ti sceglie e ti dice vieni a far parte di noi, è sempre emozionante, vuol dire che l'empatia si è creata, così come la reciprocità, a mio agio, perché sono un po' a casa mia. Sono qui da 6 edizioni e ogni volta è sempre più bello da un punto di vista della familiarità che si crea, è sempre emozionante. Continuo a mietere esperienze qua, incontro persone di un grandissimo spessore artistico dalle quali persone imparo, da cui rubo, che inevitabilmente mi forgiano sempre di più e entrano nel mio bagaglio. Quest'anno avete premiato per la sezione videoclip un video proveniente dalla Germania. Esattamente, il regista Jan Hilbrand, questo videoclip richiama un po' quelle sonorità anni 80, ma dà un messaggio secondo noi molto importante. È un cibo per la mente, fa vedere una società molto alienata e lancia questo messaggio appunto di non alienarsi, ma di essere sempre più attivi. È un video che sta spopolando molto in Europa, ha partecipato a più di 50 festival e tra i tanti videoclip che sono arrivati anche quest'anno nella sezione videoclip qui del Mediterraneo Festival Corto 2021 ci è sembrato quello davvero più incisivo, sia per sonorità che per messaggio. Pippo Gallelli, presentatore di quest'ultima serata del Mediterraneo Festival Corto, è stata una serata molto emozionante. Sì, ormai sono 10 anni che presento la serata finale, io non sono un presentatore, quindi sono, come dire, mi sono dovuto improvvisare, poi è diventata un'abitudine ed è rimasta questa tradizione. Si conclude qui l'11ª edizione del Mediterraneo Festival Corto. Tantissime clip provenienti da tutto il mondo ci hanno fatto riflettere, sorridere e in alcuni casi anche commuovere. L'appuntamento è alla prossima edizione.